Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di SimCity. Anche oggi qui con me c'è mio fratello. Ciao. In teoria dovreste sentire un po' di più perché si è spostato con la postazione PC un po' più vicino a me. E niente, vi volevo far vedere in questo episodio qualche progresso e poi sistemeremo qualche piccolo problema. Cioè, qualche progresso, oddio. Abbiamo abbandonato lo scorso episodio che avevamo meno di 5.000 abitanti e adesso ne abbiamo 33.300. E diciamo che c'è stato un bel passo avanti perché ormai ho sfruttato tutta la zona. Tutto ciò che potevo sfruttare l'ho sfruttato. A parte qua cavolo, qua devo ancora metterci qualcosa. Vabbè, ci penserò. Allora, ho creato tante zone, tante nuove zone residenziali. Poi altre cose, vabbè, off camera mi pare che non avessimo ancora visto. Ho messo qua il centro espositivo che ci fa guadagnare davvero tanto se abbiamo soldi da investire. Per esempio noi adesso abbiamo 731.000 euro, che quindi sono tanti. Allora noi andiamo a mettere il concerto rock, che ci costa 45.000 ma ci dà, ci può dare fino a 150.000 euro. Quindi diciamo che è un affare. Sono sti mega rumori. Proprio adesso si devono mettere a montare gli infissi quando registro. Ah, scusate ragazzi, probabilmente c'è un vicino felice che vuole mettere gli infissi. Allora, qual è il problema qua dell'acqua? Manca personale. Mi dovresti mandare il cavolo di personale tu. Ah boh, cioè puoi anche far da solo. Dai un'occhiata. E mi ha ricresciato. Ho visto. Allora, e come faccio? Adesso vediamo, dai. Allora, intanto vedete che qua c'è proprio la cacchina che è rimasta sotto. Ah, ecco, poi non avevo fatto vedere, ho messo anche il tram. C'è il tram, vabbè, togliamo la cacca vision. Non me ne frega niente. Ok, facciamo vedere. No, neanche questo. Ok, qua c'è il tram. Ci servono più tram subito. Vabbè, dai, lo metteremo. Dove posso mettere altri tram? Non mi ricordo neanche più dove ho messo la stazione dei tram. Possibile. Questa. Tram. Mettiamo più tram. un altro tram ancora e basta, perché non abbiamo tutto questo giro. Ok, così almeno c'è più gente che utilizza i tram. E praticamente si fa dalla via principale qua d'entrata, poi gira, si fa tutta questa strada qua e viene su fino a qua. Qua non ho ancora capito perché ci sono ancora ste casette. Qua c'è la coda, quindi mi hanno detto che dovrei espandere e lo farò. Cartello luci del casino. Prima mettiamo il resto. Allora, vediamo un po'. Camere economiche, camere gradevoli. No, ma così posso metterci un piano sopra l'altro? No. Andiamo, slot machine elettroniche. Questo dove lo posso mettere? Mi dispiace tirare giù un palazzo, ma mi sa che sarà l'unica. Tac. Posso metterglielo sopra? Qua era? Tavoli da blackjack. Vabbè. È perché ragazzi ci sta fruttando abbastanza. Sala cabaret. No, sala cabaret no, sinceramente. Tac. Ah, ok. Questo però io lo posso mettere sopra. Ok. Limite raggiunto, quindi adesso li possiamo mettere questo qui. E basta. Va bene. Questo almeno abbiamo potenziato a bestia e questo ci dovrebbe fruttare un po' di soldi. Reinvestiamo i guadagni giocatore per fondare il nostro QG, quartier generale. Va bene. Fate. Allora, qua abbiamo ancora problemi con le acque reflue. Tu sei entrato, puoi fare un attimo un controllo. Allora, se tu clicchi. Aspetta. Ok, lavoratore. Consulente lavoratore. Steveland ha bisogno di lavoratori per posti di alto livello. Aumenta il valore del terreno. E beh, metti qualche parco, per favore. Ma io ne ho già messi tanti. Adesso vediamo. Perché mi sa che tu hai ancora le case quelle a livello bradipo, infatti. Ma come fanno le saltanti? Ma guarda, sono case piccolissime. Sono delle baracche queste qua. E secondo te uno che guarda deve fare il boss cittadini. Uno che deve fare il boss, secondo te può vivere in una casa così? Addirittura dentro un caravan. Voi ragazzi non state vedendo perché. Aspettate, vado nella nostra città così ma la faccio vedere. Ma vedi che è pieno di parchi. E non basta, devi mettere le piazze. Devi mettere roba grossa. E dillo prima. Te lo dico. E poi devi anche aggiornare le strade. Poi non c'è neanche roba. Fai formali.
Vedi che è ancora tutto bianco il terreno. Guarda, se adesso io ti faccio vedere non il mio. Non so dove c'è così. Devi farlo diventare tutto blu scuro per crearli di alto livello. Allora, cosa c'è? La salute è un problema. Ah no, ma aspetta, è da te il problema della salute. Cioè, è perché stavo guardando. Eh sì, perché se tu servi solo un quarto d'ora. Guardate qua la polizia. Signori, io quanto diavolo di polizia c'è? Io pieno, guarda, vai a vedere la mia stazione, sì, le mie due stazioni. Ci sono degli ma cosa diavolo? Ci sono 500 macchine della polizia che stanno girando. La miglior città del mondo. Sicuro. Oddio. Praticamente è una mezza bidonville. Grazie. Senza offesa, Ah, sì, sì. Allora, andiamo a vedere da noi se riesce ad inviarci qualcuno che... Aspetta, devo chiudere perché sennò con le tasse non ci rientro. Io le tasse come sono messe? Vediamo un po'. 8, 10, 10. Allora, potrei alzare un pochino. Obbligazioni di sicuro non le faccio. Però qua lo potrei farlo diventare un 9. Che magari non mi darà tanti soldi perché io non ho tanta gente povera. Però, allora, vediamo un po' di qua. Cosa potrei fare? Vediamo un po' di qua. Tec. Diventa un esperto in estrai carbone. Ma io carbone non è che ne abbia tanto. Qua. Fuggi del commercio. Ah sì, dovevo fare questo. Deposito commerciale. Mi rodo un pochino a metterlo qua. Caspita. No, ma l'ho messo. Vabbè. Ok. Devi aggiungere depositi. Allora, binari ferroviari. Binari per collegare una stazione ferroviaria. Allora, vediamo un po'. Figata. Quindi in teoria io potrei tirare da qui. Aspettate, prima vediamo un po' di stazione treni merci. Ok. E dov'è che lo posso mettere però? Ah, ok, così. Ok. Porto per navi cargo non ci serve. Magazzino. Ne mettiamo uno per adesso. Qualche camion. Di sicuro il cartellozzo. E poi mi piacerebbe tirare un treno che passa di qua, però avrei potuto tirarlo, non ci avevo pensato. Va bene, e quindi qua chiuso c'è il casino personale. Allora, dove che... Allora, vediamo un attimo. Devo capire come funziona. Ah, prima devo, però dovrei probabilmente trovare il personale. Qua. Andiamo. Vabbè, mettiamo cartello del quartier generale. Sì, così è molto meglio. E guadagnerai anche molto di più te. Tu aspetta. Parli di 1000 all'ora. 1400. Sì. Ma è solo momentaneo perché sto aspettando che tornino i tuoi a lavorare da me. Perché altrimenti. Ma perché? Ma non perché i miei. Non basta! Ma per me va male. No, perché loro guadagnano da me, guadagnano molto di più rispetto da te. Tornano lì e ti pagano molto di più tasse a te. Allora, qua c'è, abbiamo demolito una casa bianca, la casa bianca, ok. Fammi questo favore, allora. Tutte le discariche, tutta la mia merda. Guarda te, per favore. No. Eh sì. Prendete per favore. Qua perché? Eccessive acque reflue. Oh cazzo. Devo. Ma perché non c'è nessuno che lavora dalle acque reflue? Ce l'hai il depuratore? Sì, ce l'ho addirittura, ho aumentato l'impianto. Il problema è che non c'è nessuno. Ah no, niente. Non basta. Ecco perché. Tu quanta roba produci? Tanta. Io ne ho solo una e vado bene con un depuratore. Perché tu quanti abitanti hai? 20.000, 20. Io ne ho 30.000. Quindi non è stata proprio una grandissima mossa mettere la torre idrica vicino alla stazione delle acque reflue. Allora, vendi capacità vicine, ma perché dovrei venderlo? Allora, qua posso demolire questa strada qua fino a qui. Niente, ora perdo 3.000. È perché i parchi costano la manutenzione dei parchi, Sì, ma stanno aumentando. È normale. Perché non mi va questo coso? No, adesso partirà e lo farà. Ma perché tieni solo una freccetta di tempo? Perché sennò un po' in crash. Non è troppo veloce un crash. Va bene.
E allora devi aspettare che lui vada avanti. Ah, ecco, poi qua ho messo l'altra volta, l'altro giorno, un'università. Puoi rispondere all'università di Meleodio. Beh, cosa bisogna nell'editor? Studenti, questo è il dormitorio, ne tiene 500. Io non ne ho bisogno, ce ne sono solo 61. Ok, niente. E poi il resto, accogliti gli studenti. Per aggiungere soldi, economia e commercio, queste cose qua. Finché non ci sono molti più residenti. Qua c'è. Le case. Hai visto? Ci sono ancora le bidonville. Però. Per favore, preso. Io ne ho solo più qua sopra qualcuno. Di bidonville. Allora. Scherzetto schifezza. Tratta di acqua di scuola all'impianto di. Va bene. Cavolo. Cavolo. Devo trovare veramente il modo per. Perché qua, ecco perché. Vediamo un po' qua se costruiscono qualcosa. Andiamo di qua. Ok, vediamo se di qua. Vabbè, qua non penso che costruirà mai qualcuno, ma noi per sicurezza lo mettiamo anche qua dietro. Dovremmo sfruttare questo spazio qua. Quindi adesso ci faccio una bella stradina sterrata. Tec. E ci faccio su un po' di casette, casupole, casucce. Allora, vediamo un po' qua. Ok, ecco. Va bene. Ora volevo vedere qua, costeggiando la strada, avevo visto che. Mizzi, stiamo costruendo un palazzo. Ok, perfetto. Allora, qua dietro anche dovremmo far costruire, quindi tiriamo di nuovo una stradina sterrata. La tiro sterrata perché è molto poco larga. In questo modo. Ma a parte che qua c'è lo spazio per farne anche una grossa. Che se ne frega di quello. Ok, allora. Tac. E poi da qui tutta una strada mi va fino almeno qua, così almeno qua posso mettere tutte delle altre casette. Cavolo, lì è proprio tutto. Vabbè, ok, ripassiamo in tripla velocità di qua. Vediamo un po' perché abbandonato. Difficile, alcuni difficili impediscono lo sviluppo di altri. Ok. Voilà. Io non so perché continuano ad abbandonare. Eccessive acque reflue. Dovrei mettere una zona di pompaggio anche qua. Solo che mi rode un pochino. Andiamo tipo qua. Andiamo un po'. Le acque reflue. Mettere di nuovo in quelli piccoli. Sì, l'ho sentito il forno, ma tanto chiudiamo l'episodio tra poco. Ok, spero che non abbia abbassato di troppo il valore del terreno, quella roba lì. Tu cosa stai facendo di bello? Come? Allora, vediamo un po' qua. Gestisci le cose, aggiungi. Allora. Ah, ma devo fare. Secondo me devo fargli raggiungere quella. Ai camion devo fargli raggiungere quella zona lì, perché altrimenti. Mi sa che. Buono. Magari non serve. No. Mi sa che non gli serve. Vabbè, almeno noi qua possiamo mettere su altre casupole. Tac, 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 tac. Tac, ok. Allora. Tubo di scarico obsoleto. Con impianti di rendere dell'acqua, i tubi che non servono. Disattivo di. Vabbè. Spegni. Se non mi servono. Se lo dite voi, ci sto. Ok, qua cos'è? Disastri. Meno male, non ho provato. Ci mancherebbe che devo ancora provare i disastri. Quanto siamo a
Approvazione 82%, ottimo. Servono più. Allora, qua. Piazza in deposito commerciale. Ricevi 24 cambi in più di qualsiasi tipo di risorsa dal mercato globale. E perché io c'ho già questo magazzino commerciale. Quindi non ne avrei molto. Non ne gioverei molto per il resto. Andiamo di nuovo. Carenze di lavoratori. E che cavolo, come faccio? Tipo qua li faccio costruire a case? No. Una zona che ha delle industrie che vorrei magari tipo qua. Sì, adesso qua elimino. E al loro posto faccio delle case. Vediamo un po' se lì va il genio. Mi dispiace perché sono veramente grosse come zone. Ma mi sa che è l'unica. Ok, allora proviamo a. Ok, vediamo se qua. Mi dispiace perché aziendale così grosse. Ce n'erano un po' che. Ah, vedete che qua stanno già facendo probabilmente un mega palazzo. Perché in effetti questa è una zona di. Dovremmo investire molto su questa zona qua con le case. Perché probabilmente sono le case. Siamo delusi, ragazzi, non sono potuti andare a scuola. No! Però vedete qua che le case. Vabbè, a parte qua che probabilmente è proprio perché sono vicino alle industrie, quindi si abbassa. Però quelli che sono sulla via col tram ovviamente avranno un valore molto più alto e creeranno dei palazzoni giganteschi. È normale. È nell'ordine delle cose. Questi invece no. Infatti li mettiamo un bel parchetto. Allora adesso andiamo a fare una rapidissima. Ma inizio che l'anfiteatro sarebbe figo, ma no. Ah, ma stanno già crescendo da soli, non ci sono più le bidonville. Ok, va bene. Ah, perché penso che sia una cosa. Sì, a parte qua questi ponteggi strani. Va bene. Penso che sia. Conti anche il fatto che mano a mano crescono vicino a loro degli altri palazzi grossi, quindi mano a mano loro si sentono sempre più importanti e aumentano. Probabilmente quando questa sarà cresciuto, gli altri. Aveva raggiunto i 50.000, oh mio Dio. Aveva superato la crisi. Domanda industriale alta. C'è assoluto bisogno di merci dalle fabbriche. E ho capito, ma un attimo fa mi ha fatto che. Vabbè. Niente, questo lo risolveremo nella prossima puntata. Io come al solito, ragazzi, vi invito assolutamente a lasciare un bel mi piace se volete ancora vedere questa serie. Adesso velocissimamente visuale della partita di mio fratello e poi scappo perché ho le melanzane in forno e devo andarle a tirar fuori. Allora, guardate qua. Guarda, qua è terra bruciata, sembra sia scoppiato un. Cos'è qua? Chiuso dal sindaco. Hai chiuso l'impianto di smaltimento? Sì. Perché? Non problema. No, perché devo un attimo rientrare il tasso. Ah. Sì, avevo visto, sei sotto di 2600. No, ora 1000. No, a me segna 2600. Ma è 1000. No. Strano. Quante diavolo di pale eoliche hai piazzato? E meno male che l'hai chiamata Elo Petrolio. Beh, guarda, hai visto quante almeno. Quante estraggo? Dove sei? Dove sono? Ah, qua. E beh, ma se poi non lo utilizzi con i bruciatori. Con cosa? Oh, ma io posso farti. Ok. No, dai, un po'. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Da Cronodarni è tutto, anche da mio fratello. Ciao a tutti, ragazzi.